Ciao babies, rieccomi dopo un pochino di tempo. L'ultima clip che vi ho registrato risale esattamente a 3 o 4 giorni fa. Allora, in realtà ho avuto un po' di problemini con l'occhio, nel senso che mi prudeva, era gonfio, era nero, insomma, ero un po' preoccupata se andava a finire qualcosa, se stavo troppo con la videocamera, se stavo troppo con la luce puntata, se stavo troppo col cellulare, eccetera. Quindi in un certo modo ho fatto delle mini clip, da come avete visto, per non rischiare di andare a appesantire l'occhio, ecco. Adesso vi sto facendo questa clip semplicemente per spiegarvi come è andato l'intervento, come è andato il post appunto intervento e come sto adesso, come sta l'occhio, per darvi determinati chiarimenti. E approfitto tra l'altro per dirvi che il pigiama l'ho comprato su Shein, è molto appariscente, diciamo. Non è proprio nel mio stile, però vabbè, mi era piaciuto, ho detto proviamo, chissà. E quindi ne approfitto appunto per darvi il mio codice sconto da utilizzare su Shein facendo una spesa minima di 39 euro, ve lo lascio comunque sia scritto qui da qualche parte. A parte tutto, a parte questo, spero che mi abbiate seguito su Instagram e sui vari profili che ho per rimanere aggiornati sulla situazione. E se non lo fate, vi lascio qui da qualche parte il mio Instagram, i miei profili e roba varia. E in più ne approfitto per dirvi, se non siete già iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campanellina e rimanere sempre aggiornato sui video che posto. Ma passiamo subito all'argomento principale del video. Allora, vi ho postato prima le foto dell'occhio di quando appunto ho cominciato a vedere questo problema all'occhio. Allora, inizialmente, all'inizio del video appunto, vi ho postato le foto del problemino che ho avuto all'inizio. All'inizio appunto si pensava ad un orzaiolo, mi sembra di avervelo detto anche in un video YouTube dove vi spiegavo il perché ero stata assente, roba così. Quindi all'inizio si pensava ad un orzaiolo perché appunto l'occhio era gonfio e non era duro, ecco, cioè nel senso non aveva una pallina, era semplicemente gonfio, semplicemente rosso e non si pensava a una cosa di così grave da poi andare a operare appunto. Quindi con l'andare del tempo io l'ho fatto visitare, ho provato la camomilla, ho provato l'acqua calda, ho provato il gel, ho provato vari rimedi e varie robe comprate per appunto andare ad agire direttamente sull'occhio e cercare di migliorare la situazione, ma tutti i miei interventi appunto medici e roba varie, oppure che so, sta roba di mettere la camomilla, gli impacchi caldi, non funzionavano. Ma nel momento in cui io sono andata a struccarmi quella sera, ho potuto notare che avevo tipo una pallina dura sull'occhio. E ho detto, oddio, ma che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Il giorno dopo di nuovo, orzaiolo, occhio gonfio. È riscomparso in una settimana circa, e quando è scomparso il mio secondo orzaiolo, è rimasta appunto una pallina dura che sembrava tipo una cisti. Mi sono fatta controllare di nuovo e mi hanno dato di nuovo delle indicazioni mediche da seguire per appunto cercare di farlo scomparire. In quel caso però il medico, l'oculista da cui sono andata, mi aveva già anticipato che nel caso in cui non scompariva con le indicazioni che mi aveva dato lui e i farmaci che mi aveva prescritto lui, dovevo ritornare di là e fissare l'appuntamento per fare appunto l'intervento. Ho messo di tutto sull'occhio. Comunque, a parte questo, dovevo ritornare a fare la visita a settembre oppure ad ottobre per capire la situazione e vedere se l'occhio appunto era guarito oppure se l'occhio aveva ancora dei problemi e vedere appunto se a causa Covid potevano operarmi. Non sono riuscita a prenotare per settembre-ottobre perché era pienissimo. Sono andata a fine novembre, no, a metà novembre o inizio novembre, non mi ricordo bene. Comunque sono andata a inizio novembre.
e vi ho lasciato anche la clip di quando sono andata. E il medico appunto mi ha detto che in quel caso, visto che non era scomparso e roba varia, mi ha detto è meglio proseguire con l'intervento. Allora, spaventata morta quando me l'ha detto, però vabbè, ho detto guardi, mi faccia sapere la data dell'intervento, mi chiami, mi dica quando appunto si può fissare l'intervento e io gli dico se va bene o no. Insomma, mi ha chiamato qualche mattina prima di fare l'intervento, gli ho dato l'ok e tutto, sono andata a fare l'intervento. Ero spaventata morta, non vi dico quanto ero spaventata e non vi dico quanto ero confusa quel giorno perché non riuscivo a capire dove dovevo entrare, in più ero da sola. Non capivo bene come funzionava all'interno di quella clinica, quindi non sapevo che si doveva fare l'accettazione prima di andare sotto intervento, appunto. A parte questo, ero confusa, ero stra in ansia per l'intervento e non connettevo bene il cervello. A parte questo, niente, ho fatto l'accettazione e mi hanno fatto aspettare in una sala d'attesa. L'attesa lì è stata infinita, cioè non vi dico, il tempo non passava più. Vedo, è arrivato l'oculista, il mio oculista, e mi ha detto: ehi, ciao, come va? Siamo pronti, insomma, per operare tutto, fammi vedere l'occhio. Vabbè, gli ho fatto vedere l'occhio. Mi ha detto: entra, firmiamo vari fogli e poi andiamo nella sala, appunto. Cavoli, cioè siamo andati nel suo studio per firmare i moduli e mentre camminavamo lungo questo corridoio per entrare appunto nel suo studio è uscito un ragazzo dalla sala operatoria con il ghiaccio sull'occhio e una benda, tipo come ero bendata io nelle foto che avete già visto. E io, oddio, calma, cosa mi fanno? Cioè, ero ancora più in ansia perché ho visto uscire il ragazzo e ho detto, Dio mio santo, fa che finisca presto. Insomma, ho firmato i vari documenti e tutto e poi siamo andati verso la sala operatoria, appunto. Mi hanno messo delle buste alle scarpe, tipo protettivi per l'igiene, insomma, tipo sulle scarpe. Mi hanno fatto mettere come si chiama? Un grembiulino sempre per la sala operatoria e in più mi hanno fatto mettere una cuffia. All'interno, appunto, ho messo i capelli. Infine, siamo entrati in sala operatoria. Mi hanno fatto stendere su questo lettino immenso con una luce puntata in viso, cioè proprio sembrava di essere in una scena di un film. A me ha fatto stra senso, cioè vi giuro, io ero spaventata morta e mi avevano detto tutti che me lo facevano da seduta, che non era niente di che dovevo stare tranquilla, che non era vera e propria sala operatoria. Quindi io ero andata lì convinta che era così, insomma, invece no. Cioè, quando sono entrata lì quasi dentro la sala operatoria, non so perché mi è venuto un senso tipo Marica, prendi tutto e vai via. Cioè, proprio ritira tutto e vai via. Un'ansia assurda. In più, ero completamente da sola, a parte questi tre estranei che dovevano operarmi, appunto, e la paura era ancora più grande, vi giuro. Insomma, fatto sta che sono entrata in sala operatoria, l'intervento è durato circa 30 minuti perché la mia pallina era abbastanza grande. Prima di tagliare e togliere la cisti hanno appunto fatto un'anestesia locale, appunto, hanno addormentato soltanto l'occhio. Con l'anestesia non senti niente, ma senti loro che comunque si muovono, cioè senti ste mani che girano attorno al tuo occhio, un po' fa senso a pensarci, però non senti dolore, ecco, non è proprio così brutto, cioè l'occhio è addormentato. Io in prima persona sentivo soltanto quando andavo a tagliare alcuni pezzi appunto del calazio. Perché, non so perché, forse perché era troppo vicino, forse perché non era addormentata bene quella parte, sentivo appunto tagliare a volte quel pezzo. Però niente di eclatante, insomma, c'è cioè una cosa sopportabile. Poi vabbè, hanno messo i punti non li ho proprio sentiti, sentivo soltanto il filo che si muoveva all'interno della pelle, però non ho sentito dolore. Dopo che hanno messo i punti mi hanno appunto bendata l'occhio. E nulla, mi hanno dato il ghiaccio per metterlo sopra l'occhio per evitare di farlo diventare con troppi lividi. Diciamo che il mio occhio
non ha sofferto tanto, nel senso che sì, ok, c'è stato il post intervento, poteva andare peggio però, perché diciamo che il male l'ho sentito e non l'ho sentito e che non che mi sono ripresa subito, questo no, perché comunque sia la sera che sono tornata a casa ero intontita. Mi è sembrato tipo di essere in dovere di mettermi un po' a riposare, di non toccare il cellulare, non toccare insomma varie attrezzature che potevano influire sull'occhio. I giorni a seguire, se mi faceva male, moment, tachipirina, Oki, basta che era un antidolorifico. Quindi niente, questa è stata la mia esperienza. Ancora tuttora l'occhio non è guarito del tutto. Comunque. A parte questo, nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto anche un po' compagnia. So che forse per molti di voi l'argomento Vlogmas non sarà centrato con quello che vi ho raccontato, soltanto che l'operazione è stata fatta appunto in un periodo seminatalizio perché l'ho fatta il 27 novembre e la fase di guarigione appunto è dicembre, è fine novembre, quindi. Siamo lì. Non mi sembrava giusto nei vostri confronti mettervi appunto il video dell'operazione tipo 2 o 3 mesi dopo. Magari sì, vi potevo far vedere il prima e il dopo in questo video, però sarebbe venuto, credo, un video troppo complesso, troppo troppo. Quindi preferisco farvi vedere il dopo in un altro video e adesso già. Portarvi una piccola presentazione di quello che ho fatto, di quello che avevo e spiegarvi un pochino la situazione. Io sto soffrendo tantissimo perché non mi posso truccare, infatti sono completamente struccata, non faccio maschere, se mi lavo la faccia lavo soltanto questo lato perché questo non lo posso toccare. Adesso devo andare a mettere il gel all'occhio che ho in frigo perché è orario, cioè devo metterlo tipo 3 volte al giorno ogni 8 ore. Questa mattina l'ho messo alle 11, poi l'ho messo alle 6, quindi devo aspettare altre 8 ore dalle 6 fino a non mi ricordo che orario e devo metterlo. E insomma, quindi spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. So che magari in questo video non sono stata divertente, ma semplicemente un fattore di salute, quindi non so dove trovare il lato divertente, ecco. Io vi saluto, come al solito, ci vediamo in un prossimo video e ciao! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell.